Adesso dovremo andare a colorare questa testa che abbiamo disegnato poco fa. Allora, partiremo come sempre per le tempere, dovremo avere la nostra scatola di tempere, il barattolo pieno d'acqua, dei pennelli, un pennello piatto grande, dei pennelli conici di media grandezza, abbastanza grandi e quelli piccoli. Cominciamo. Intanto con allora, se vogliamo iniziare dallo sfondo e farlo con la tempera, partiamo dallo sfondo e facciamo subito lo sfondo a tempera. Io invece in questo caso suggerirei di andare a colorare tutta la testa di donna e una volta asciugata la tempera, andare a colorare con l'acquarello lo sfondo. Quindi iniziamo da ciò che è più interno, ossia il rosa della pelle. Per il rosa della pelle, come dobbiamo utilizzare del rosso carminio o vermiglione, pochissimo. Poi dovremo mettere parecchio bianco perché il colore dell'incarnato, cioè il rosa pelle, si forma con tanto bianco e una punta di giallo. Ricordiamoci sempre che nella pelle più olivastra ci sarà sempre una punta di rosa e nella pelle più rosata, più bianca, ci sarà sempre una punta di doratura e quindi di giallo. Allora, prendiamo pochissimo rosso carminio o vermiglione e andiamo a sporcare il bianco. Andiamo ad aggiungere anche un po', di giallo per ottenere l'effetto proprio pelle, l'effetto incarnato. E andiamo a questo punto a colorare la parte di pelle. Allora, andiamo ad aggiungere, a mettere tutta la parte di pelle. Se andiamo anche sulle parti che poi dopo andremo a colorare di nero, non preoccupiamoci perché il nero coprirà tutte le sbavature del colore dell'incarnato, che invece è un colore molto molto delicato e che possiamo anche un po' sbavare. Allora, abbiamo fatto l'incarnato con un pennello conico abbastanza grande. Con un pennellino conico sottile andiamo anche a riempire invece la zona della scriminatura, cioè il cuoio capelluto che si vedrà sotto i capelli. Con sempre un pennello conico grande dovremmo andare a mettere invece il colore nero dei capelli. Allora, colore nero se volete mantenervi fedele all'immagine, altrimenti potreste anche scegliere di mettere un colore diverso per rendere un po' più vivace la vostra composizione. Invece noi utilizziamo il nero perché vogliamo rimanere un po' più fedeli all'opera di riferimento. Qua cominciamo a colorare i capelli. Cominciamo quindi a colorare i capelli. Dopo questo stesso nero lo dovremo far scivolare nella parte in ombra del viso e così il colore dei capelli diventerà anche il colore che definirà tutti gli elementi del viso. Quindi ricordatevi che se non volete fare i capelli neri, il nero dovrà arrivare più o meno fino a qua, fin dove sto arrivando adesso io, e fermarsi in questo punto per poi magari, se volete anzi, utilizzare un altro colore di capelli, quel colore arriverà fin dove adesso arriva il nero. Da qui in poi, invece, comincia la parte dedicata agli elementi del viso. Nel mio caso devo aggiungere un pochino di nero alle sopracciglia, agli occhi e alla parte in ombra del volto. Allora, qua vedete, dobbiamo utilizzare un pennellino conico più sottile per riuscire a rispettare il disegno precedentemente delineato. E qua, ecco, anche qua vedete, dobbiamo ripassare per bene la linea dei tratti somatici proprio del volto. Facciamo il contorno, lasciamo fuori la parte in luce
che adesso andremo anche a colorare di il color pelle che abbiamo realizzato prima. Allora, facciamo così. Ecco, finiamo il contorno. Puliamo per bene il nostro pennello perché potrebbe rimanere del nero sulla punta, sulle setole. Riprendiamo un po' del nostro color pelle e lo andiamo a mettere qua nella parte in luce. Vedete, c'è già il viso, c'è già il viso. Con pochi tratti, una buona suddivisione tra la parte dell'incarnato e la parte invece nera. Poi adesso qua dovremmo tenere questo velo tutto bianco e poi fare le righe nere di contorno. Io invece scelgo qualcosa, un colore più vivo. Scelgo di mettere ad esempio il giallo. Lo aggiungo al giallo qua dell'incarnato, che abbiamo utilizzato per l'incarnato. Prendo sempre un pennello conico grande, ammorbidisco il giallo e andrò a mettere, a colorare il velo. Ecco, quando facciamo questa operazione stiamo attenti a non prendere dentro al nero dei capelli o al nero dell'ombra del viso, perché si potrebbe sporcare il colore se è un colore chiaro quello che stiamo utilizzando per il velo. Come dicevo prima, potreste anche decidere di tenere il velo bianco, o potreste scegliere anche un colore più forte, come per esempio il viola, il blu, l'azzurro, il rosso, tutto quello che volete. Questa è semplicemente una mia scelta personale, quella di utilizzare il giallo. Vedete come sto utilizzando anche il pennello? Il pennello scorre così bene anche perché la mia tempera è ammorbidita con un po' d'acqua e così il pennello rimane carico più a lungo. E riesco a stendere con maggior facilità il colore. Adesso ho i colori principali. Mi manca tutta la linea di contorno del velo intorno alla testa di donna. Allora, parto, magari riprenderò questa linea, ecco, della testa. Cercherò di coprire le parti che fuoriescono leggermente, per poi andare a fare una linea continua che andrà a definire la guancia della donna. Proseguirò verso il basso per creare la piega. Poi riprendo questa parte di testa. Ricordiamoci con il pennellino sottile che dobbiamo tenere sempre il pennellino sottile in verticale in modo da creare una linea non troppo grande. Ecco. Il colore dovrà sempre essere in nero, dovrà essere sempre abbastanza diluito per riuscire a far scorrere bene il pennello. Se sono più comoda, spostando il disegno, lo sposto. Ecco, in questo caso potrei spostarlo in questo modo e metterlo sotto sopra in modo da non prendere dentro le parti che sono già state colorate. Ecco, in questo modo io rifinisco la mia immagine. Allora, se vogliamo la possiamo tenere così, senza aggiungere lo sfondo. Altrimenti, se vogliamo, possiamo anche mettere lo sfondo a tempera del colore che vogliamo. Altrimenti, come dicevo inizialmente, scegliamo un colore per lo sfondo e lo stendiamo con l'acquarello. In questo caso io scelgo un arancione che sta bene col giallo. Attenzione a non prendere dentro il nero che lo potrebbe macchiare. Allora, prendiamo il pennello, un pennello piatto grande, andiamo a sciogliere la pastiglia dell'acquarello e andiamo a mettere il colore dell'acquarello sull'immagine. Partiamo dal centro della testa, dalla parte vicina alla testa, la linea nera della testa, senza prendere dentro, e poi andiamo a riempire le parti circostanti.
Ecco, anche qua, vedete, prima facciamo la parte vicino alla testa, stando attenti a non prendere dentro la linea nera. E poi cominciamo a mettere il colore intorno. Contorno fino a qua, stendiamo abbastanza velocemente. Poi prendiamo il colore che abbiamo scelto e cominciamo a stenderlo sul foglio. Vedete, l'acquarello rispetto alla tempera è molto più leggero, dà un effetto di trasparenza molto, molto piacevole, sarà trasparente invece che coprente come la tempera e può servire a fare quella che alla fine potrà essere chiamata una tecnica mista, perché non avremo utilizzato soltanto la tempera, ma la tempera e l'acquarello.